Beh, guarda, bisogna cercare di concentrare un po' il senso di tutti gli interventi che ci hanno preceduto, ma in modo molto sintetico. Allora, dato ormai che è ineluttabile questo percorso e considerando che, come è stato detto in uno degli interventi, una parte della sostenibilità che riguarda l'aspetto economico e l'aspetto sociale, la difesa delle tradizioni e dei territori è già insito nelle nostre denominazioni d'origine, noi ci dobbiamo sforzare di aggiungere a questo pezzo della sostenibilità, tutti gli aspetti invece di carattere più prettamente ambientali, che sono quelli più difficili da sviluppare, per i quali ogni consorzio ha delle specificità assolutamente proprie e che nel nostro ruolo di associazione dei consorzi di origine dobbiamo sforzarci di stimolare, di supportare e di aiutare a portare avanti. Quindi il nostro supporto in questo senso voglio così ribadirlo e considerarlo l'elemento principale. Il secondo aspetto che voglio sottolineare in questo senso è che tutto ciò, eppure questo è stato uno degli argomenti toccati, no? Lo ha detto Farinetti, lo ha sottolineato Maria Chiara e anche nell'ultimo intervento, quando si è parlato di proliferazione dei prodotti, io direi che a questo noi dovremmo aggiungere la proliferazione dei marchi e la proliferazione delle certificazioni, rendono tutto questo mondo estremamente confuso, oserei dire nebuloso. Che cosa possono fare i consorzi che non rappresentano certamente delle imprese grandi come le multinazionali? Dal mio punto di vista dobbiamo trovare una strada sulla quale poterci inserire e che in virtù del lavoro fatto dalle istituzioni, che sono la Comunità Europea e sono il Ministero e un accenno è stato fatto sul marchio Made Green in Italy, possano mettere in evidenza tutto il lavoro che i consorzi e le imprese legate ai consorzi faranno per valorizzare l'aspetto della sostenibilità che deve intervenire anche nei nostri lavori. Cioè dobbiamo trovare una strada che ci metta nelle condizioni di esaltare tutti questi valori senza doverci far carico di promuovere nuovi marchi, nuove iniziative, nuove certificazioni, che lo ritengo un percorso veramente complesso. Grazie Cesare. Questo e lascio ai nostri due illustri ospiti la chiusura della relazione di oggi.